Allora, siamo con Stefano Tacconi, indimenticato campione della Juventus, nonché della nazionale, stato portiere della Juventus e della nazionale. Con lui scambieremo due chiacchiere sul calcio italiano di oggi, calcio italiano che sta subendo una lieve flessione a livello europeo, forse. Ah, ci è venuto a trovare anche Totò Schillaci. E quindi parlavamo quindi del calcio italiano che sta avendo una flessione a livello europeo e già da questo sarà l'ultimo anno che le squadre italiane avranno 4 posti in Champions, dal prossimo se ne avranno solo 3. E tanto la causa, tanta cognata, tutti dicono che sia una carenza di talenti italiani. Tu invece, Stefano, che idea ti sei fatto? Io dico che chi non investe, sicuramente le squadre straniere sono quelle più accreditate, Barcellona, le spagnole, le stesse francesi anche, le tedesche, gli inglesi specialmente. Gli italiani erano quelli che hanno investito di meno in questi ultimi anni, a parte l'Inter. È normale che se non investi, se non fai anche un settore giovanile importante dove puoi coltivare i giocatori, se vai a comprare sempre mezze calzette, è normale che non puoi far niente. Ed è proprio sul fatto dei settori giovanili che si pensa che sia proprio la carenza principale, tanto è vero che il Barcellona i suoi migliori giocatori li prende proprio dalla cantera. Ma quali sono, ora questo lo dico a Totò perché lui ha un settore giovanile, ha detto poco fa, di 300 ragazzi, quali sono, diciamo, le cose che mancano nei settori giovanili italiani? Ma investimenti è la cosa fondamentale, poi le squadre titolari, cioè proprio le squadre più importanti, non investono più, quindi le piccole squadre di provincia investono sui giovani e quindi tirano fuori dei talenti importanti. Poi adesso da diversi anni che ci sono le scuole di calcio, quindi da lì escono dei ragazzi molto, molto bravi e da lì si può sperare di avere un futuro. Fatto sta però che le massime società di Serie A non investono proprio sui giovani, anzi tendono a comprare sempre all'estero. Un esempio fra tutti, siamo in Sicilia, parliamo del Catania, i 10/11 della squadra del Catania è tutta argentina. Ora si dice che i nostri giocatori costano troppo, hanno un cartellino troppo alto, Stefano, andare a comprare, come hai detto tu, dei brocchi fuori e non investire sui nostri giocatori, magari poi si va a finire come abbiamo visto con la nostra nazionale fuori al primo turno. Se devi fare un investimento su un settore giovanile perdi 5-6 anni, 5-6 anni non vuole spendere nessuno, tutti vogliono vincere subito, tutti vogliono fare una squadra subito, poi se sono fortunati in quei 5 anni qualcuno esce, ma per fare una squadra adesso come adesso devi aver saputo investire bene prima, e se non hai un settore giovanile è normale che vai a comprare dall'altra parte. Allora, le soluzioni per uscire da questo impasse? Avere pazienza, investire sui giovani sperando che in un futuro ci possa essere come il Barcellona che sta facendo investimenti enormi, prende i migliori nel settore giovanile, li fa crescere e poi li fa giocare giovanissimi, perché adesso nessuno fa giocare i ragazzi di 16-17 anni in Serie A perché non si fidano, ma Barcellona è di esempio, insomma, sforna giocatori di 17, 18, 19 anni che giocano col Barcellona. Chiudiamo con parlando della vostra squadra che è la Juventus. Il dopo Calciopoli è stato un pochettino un piccolo disastro, ma ora gli Agnelli hanno deciso davvero di reinvestire di nuovo e far ritornare grande la Juventus. Adesso non ha investito niente, insomma. Però gli intenti ci sono, mi sembra che hanno fatto a parole hanno detto che ci sono 120 milioni sul piatto, 120 milioni di euro, è stata una dichiarazione proprio del presidente. Totò, i tifosi di Torino, Sponda Juventus, hanno di nuovo voglia di rivincere. E pensi che questo anno può essere l'anno buono per la Juve? Ah, può essere buono, va ricostruita una squadra che ha deluso quest'anno su tutti gli obiettivi, non partecipa neanche nella Coppa, quindi l'obiettivo anche della società sono di risparmiare, di prendere giocatori validi perché non ha neanche le coppe e quindi punta al campionato e quindi sarà una delle favorite perché non avendo 3 competizioni, quindi avendo una soltanto la Coppa Italia, altri 2, quindi si risparmierà e quindi cerco, mi auguro
penso e mi auguro che farà un buon campionato. Infine vi chiedo a tutti e due un saluto ai nostri cari spettatori di Santa Croce Web da Web. Saluti da Totò Schillaci, Santa Croce Web. Io traduco, ha detto Totò Schillaci, salutiamo tutti a Santa Croce Web. Grazie. Buonasera amici di Santa Croce Web, abbiamo il piacere e l'onore di intervistare e di accogliere due grandi professioniste dello spettacolo di Mediaset, ben note al grande pubblico ormai da qualche anno ma sempre splendide. Quindi un saluto a Anna Maria Malipiero e a Patrizia Natek. Buonasera, ciao cari amici di Santa Croce Web. Buonasera, ciao a tutti. Quindi due bionde stupende che in questo caso ci stanno anche perché abbiamo parlato di calcio. La serata di stasera ha appunto accolto due grandi professionisti del panorama calcistico italiano, ormai da un ventennio anche trentennio, e abbiamo avuto anche la possibilità di affiancare al tavolo degli uomini due donne. Queste due donne come vivono il calcio? Beh, io lo vivo prima di tutto come passione e poi diciamo come lavoro. Io intanto sono argentina, perciò tifavo già una squadra mia. Quando sono arrivata in Italia, per me il calcio italiano era nuovo, perciò dovevo diciamo capirlo, studiarlo e seguirlo. E poi vabbè, è diventata una passione anche qua il calcio italiano, veramente. Sono tanti anni che lavoro con i mezzi di comunicazione, ho iniziato la mia carriera televisiva di calcio, perché io la mia carriera inizia 20 anni fa, ma col calcio diciamo che ho avuto a che fare tanti anni fa a Tele Lombardia, acquisto di voi stadio con grandi professionisti che diciamo mi hanno dato questa base importantissima per iniziare i miei primi passi col calcio, e poi ovviamente il gran salto alle reti Mediaset, dove sono stata tanti anni anche a fiancare a grandi professionisti come Raimondo Vianello, che purtroppo non c'è più, ma intanto ho avuto il piacere di lavorare con lui nella ultima trasmissione di calcio a cui lui ha partecipato, no? Poi vabbè, altri grandi giornalisti come Mino Taveri, Alberto Brandi, vabbè. Perciò è una passione che comunque tutti i giorni io la seguo tutto di calcio, anche magari quando non vado a fare le trasmissioni, ma io diciamo ho contatto sempre con amici ex calciatori o calciatori in sé. Quindi Anna Maria, la stessa domanda. No, Anna Maria non è mai stata una gran tifosa, però quando ero ragazzina, bambina, tifavo perché mio fratello comunque è juventino, quindi io, capito, con lui tifavo per la Juve. Poi adesso che insomma sono cresciuta e sono mamma, comunque continuo a tifare grazie a mio figlio, che invece lui è interista, piccolino di 5 anni, e quindi adesso ho cambiato squadra, insomma dalla Juve adesso tifo per l'Inter, e anche perché lui ha cominciato a giocare a calcio e quindi insomma insieme a lui seguo il calcio, ma se no insomma finisce qui, ecco. Quindi abbiamo avuto anche il parere di quelle che sono due signore dello spettacolo, e quindi parliamo da diciamo anche da fan, vedere la possibilità di quello che sta dietro, quindi le mamme, le soubrette che seguono i grandi, affiancano i grandi, perché il pallone non è fatto solo da uomini. Grazie. Ciao. Chiamalo. Cosa ne pensa dell'incontro di personaggi di questo calibro qui a Punta Secca? Quando parliamo di personaggi di un certo calibro sono sempre delle manifestazioni importanti che possono avere un ritorno nel territorio, in quanto i ragazzi in questi casi, nello caso specifico, li prendono come esempio. Grazie. Prego. Cosa ne pensi dell'incontro di questa sera, di questi personaggi che hanno grande importanza qui a Punta Secca? Allora, è una bella esperienza incontrare questi campioni del calcio, e ci imparano
come la loro vita, come l'hanno passata. Grazie. Prego. Ciao. Cosa può significare questo incontro così importante per la vostra squadra? Beh, è uno stimolo per i ragazzini ad avere degli obiettivi, stare insieme a due campioni così del nostro calcio, del nostro passato, è uno stimolo per questi ragazzini per fare sempre, per crearsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Come pensa di affrontare il prossimo campionato e quali strategie da adottare? Beh, quest'anno abbiamo fatto una politica del fare da in casa, tutto in casa, valorizzazione dei nostri giovani. Abbiamo scelto il tecnico di Santa Croce che è adatto a questa soluzione e punteremo a fare un campionato di medio-alta classifica, ma soprattutto alla valorizzazione dei nostri giovani. La società ha preso un percorso, ci sono 25 dirigenti, quindi collaborazione massima, non me l'aspettavo sinceramente, quindi puntiamo sul gruppo e sulla valorizzazione dei giovani. Grazie. Ok, grazie. Cosa può significare questo incontro importante per la vostra squadra? Certo, soprattutto per i giovani, queste due persone importanti per il calcio del passato possono portare un esempio molto grande di quello che vuol dire il mondo calcio. I ragazzi giustamente per giocare a calcio non devono essere solo bravi, ma bisogna essere anche umili, come appunto dicevano questi due campioni, e bisogna fare tanti sacrifici veramente. Come pensi di affrontare il prossimo campionato e quali strategie da adottare? Allora, sicuramente noi punteremo, non avendo tanti fondi economici, punteremo essenzialmente sui locali, come abbiamo fatto in questi anni, sperando sempre di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci stiamo prefissando durante questa stagione estiva. Va bene? Grazie. Sotto il cielo.